Signore e signori, Flavio Briatore. Bentornato. Il boss. Buonasera. Eccolo. Buonasera. Siediti, Flavio. E da quando sei boss, insomma, non ci siamo più visti. Esatto. Come stai? Bene, tu? Bene, devo dare adesso la pubblicità? No, abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, io bene, abbastanza bene. E, tu anche, direi? Abbastanza. Sei come in televisione. Uguale, eh? Vestito uguale anche. Sono uguale a lui. Sei lui? No, perché prima c'era insomma una giornalista che parlava di lei. Tu non hai un fantasma? No, non ancora. No. No, per adesso no. Ieri so che è stata una giornata speciale in casa Briatore. Sì, il compleanno di mio figlio. Ah, te lo ricordi? Grazie. Stavolta? Stavolta sì. Perché l'ultima volta che ci siamo visti ti ho chiesto quando era nato e non lo sapevi. E difatti mia moglie mi ha... adesso si è arrabbiata molto. No, adesso me lo ricordo perché ieri e domani ci sarà un piccolo party dove inviterai i compagni di scuola, di asilo. Per cui domani lo festeggiamo assieme. Tutto questo a Monte Carlo? Tutto questo a Monte Carlo. Perché voi abitate lì. 2 giorni alla settimana a Londra e io resto a Monte Carlo. E in Kenya anche, ci vai? Sì, 3-4 giorni al mese. Ma tu lo chiami Nathan o Falco? Falco. Okay. Mia moglie Nathan, gli amici di mia moglie Nathan, gli miei amici Falco. E quindi ci sono 2 fazioni? Sì, esatto. Cosa gli hai regalato? Gli ho regalato niente, perché riceverà talmente tanti regali che è superfluo regalargliene di più. Senti, gli leggi qualche libro ogni tanto? Sì, specialmente quando sono solo con lui, e perché poi lui si addormenta, normalmente si addormenta da solo, però ultimamente vuole che sia a letto con lui e leggere un libro e essere sicuro che papà dormiamo assieme. Adesso va volentieri all'asilo perché no. Avevo letto... Ah, no. Lui mi dice al mattino, perché per lui non è l'asilo, è la scuola. E allora al mattino, 7:15, mi dice, papà, ma a me non piace proprio. Io dico, guarda, Franco, che la scuola a nessuno piace. Sì, ma a me non piace per niente. Cioè, dire, tu, non piace a nessuno, ma a me in particolare assolutamente no. Ma è vero che diceva che invece di andare all'asilo voleva andare a lavorare? Lui vuole andare a lavorare, perché no, ma lui sai che lui viene in ufficio da me, no? Metti, c'ho gente in ufficio, lui arriva, si siede, non dice una parola, guarda tutti. E dopo viene papà, chi è quello lì? E gli dice, sei fuori. Non ancora, ma adesso lo dice subito, adesso fuori. Insomma, tutto suo padre. No, ma l'altro giorno siamo stati a camminare, abbiamo fatto una passeggiata, mia moglie era a Napoli perché lavora... Il programma del martedì Sud, sera su Rai 2. E assieme, io poi con lui parlo come avesse la mia età, no? Parliamo assieme. Ah sì? Parlate da uomo a uomo? Da uomo a uomo, mai parlato. Ma lui ha 4 anni. Sì, ma ne dimostra molti di più, perché se un bambino gli parli normale, no, è vero, assorbe, se comincia a dire gni, diventa un rincoglionito. Se invece tu gli parli normale, diventa una persona normale, no? E poi siamo andati, io mi sono seduto sulla macchina dalla parte opposta, perché abituato in Inghilterra, sì, dalla guida sinistra, e lui fa, papà, sei fuori. Devo dare la pubblicità, ma torniamo tra pochi minuti con Flavio Briatore. Bentornati, siamo in diretta con Flavio Briatore. Sai che l'ultima volta che sei venuto alle Invasioni mi avevi detto gli anni ruggenti di Flavio Briatore devono ancora venire. Sì, sono venuti? Sono diventato papà, più responsabile, per cui credo di sì, credo che ognuno deve vivere la sua vita, la sua età in modo giusto. Sono molto contento perché è un'altra vita la mia adesso, no? C'ho una responsabilità in più che è la famiglia. E questo cambiamento io lo trovo molto positivo perché è una fase nuova, io sono una persona molto curiosa e sono curioso di sapere come va a finire perché è una cosa completamente nuova per me. E come imprenditore come va? Benissimo, ma anche perché io ci metto sempre molto impegno in tutto, c'ho un team di ragazzi molto bravo che lavora con me. Ho dei collaboratori che da decenni, 15 anni, 20 anni che sono con me, per cui abbiamo un team molto solido.
valutiamo di volta in volta gli investimenti. Quante persone lavorano per te? Totale nel mondo, credo 1.500-1.800 persone. E li conosci tutti? Non tutti, no, però conosco al limite il 30-40%. Ma dove sono fisicamente questi? Fisicamente sono pochi in Italia, ce ne sono molti in Kenya, ce ne sono a New York, ce ne sono a Miami, ce ne sono, adesso stiamo facendo delle cose importanti in Africa, perché io credo che l'Africa sia il futuro. L'Africa... Ma stai parlando di turismo del Kenya? No, sto parlando non del turismo, sto parlando di tutto, sto parlando... In Africa è come da noi 30 anni, 40 anni fa, 50 anni fa. In Mozambico in questo momento hanno scoperto più gas che in Qatar e l'hanno scoperto in 5 anni, credo che sono circa 183 trilioni di metri cubi di gas, per cui... C'è uno sviluppo enorme, l'Europa è un paese, l'Europa inteso generale è un paese molto fermo, molto stagnante, l'economia in tutta Europa, escluso la Germania, è molto molto ferma. Beh, quindi cosa consiglia un ragazzo che io consiglio di andare magari prima fa di... le superiori e si sta per iscrivere all'università? Andare nei paesi dove pensi che ci sia sviluppo. In questo momento lo sviluppo ce l'hai in paesi, ce l'hai nei paesi asiatici, non parlo neanche della Cina. Ma tu dici perché... ancora prima di fare università? Sì, io fossi un ragazzo, sì, perché adesso l'unica cosa che costa poco è viaggiare. E devi imparare la lingua, assolutamente, devi avere una padronanza perfetta dell'inglese. Io credo che le opportunità non sono in Italia a fare l'avvocato o commercialista. A Milano credo siano 7.000 avvocati e sono più avvocati a Milano che in tutta la Francia, per cui i ragazzi vanno all'università, vogliono fare economia e commercio oppure vogliono fare gli avvocati. E non va bene? Ma il momento in cui c'è un'economia che è molto ferma, no? In Italia, vediamo i dati, vediamo allora i dati. Allora uno come pieno. Comincia? Comincia trovando un lavoro che non è il suo lavoro, perché il lavoro non è una cosa che tu... devi fare quello che a te piace, devi fare una roba che sopravvivi. E di lì in avanti, se io avessi 20 anni, farei proprio così, andare nei paesi dove c'è più sviluppo, ed è facile. In questo momento tutta la parte africana c'è uno sviluppo incredibile, c'è voglia di manodopera, c'è voglia di assunzioni, c'è voglia di lavorare. La gente compra il frigo, compra la macchina, compra la bicicletta, cioè c'è un fermento, no? Io fossi un ragazzo giovane andrei in Malesia, andrei in Africa, andrei in Cina, andrei a Shanghai. A fare qualunque cosa? Qualunque cosa, io potrei anche fare il cameriere e poi ti guardi intorno, intanto sopravvivi e intanto cominci a lavorare, cominci a essere a contatto con la gente, perché non è detto che uno che voglia fare il commercialista, non è che il commercialista... Uno deve avere il talento. Beh, per quello ci vuole la laurea, però. Ma sicuro, sì, però non è che è una roba che ti appassiona di avere un talento per fare il commercialista, no? Poi dipende dai clienti che hai, il talento ti diventa dopo puoi avere. Io sono convinto che ci sono troppi laureati e troppa poca gente che lavora. Che fa lavori di ogni tipo, dici? Che fa lavori di ogni tipo, ma noi vediamo in questo momento qui, noi in questo momento abbiamo preso una nuova attività a Monte Carlo, dobbiamo assumere 100 persone. Sono quasi tutti italiani, perché noi cerchiamo di assumere degli italiani, perché io nel nostro settore che è food and beverage, gli italiani sono i numeri uno al mondo. Quindi cuochi, camerieri? Tutto, ma vedi i ragazzi camerieri che sono universitari, ma non c'è nessun problema, fanno un lavoro che loro si divertono, fanno un lavoro, io sono convinto che le opportunità ci sono, la gente però non deve star seduta a aspettare che passi il lavoro perfetto, perché non esiste, no? C'è sempre un compromesso nella vita, per cui io sono convinto che se tu non fai niente non troverai mai niente, se tu cominci a lavorare poi mano a mano puoi cambiare, puoi fare, ma cominci a lavorare e cominci a capire cosa vuol dire svegliarti al mattino alle 6 e andare a dormire alle 7 stanco, ti levi già un po' di grilli dalla testa, no? Tante stupidaggini magari ti passano. Ma tu l'hai mai fatto il cameriere? Sempre, o certo lavori di questo tipo? Io all'inizio ho fatto il cameriere. Ho fatto il cameriere, poi oltretutto nella mia storia parlano di questo locale che si chiamava Tribula, che in piemontese voleva dire faticare, che io ho comprato e aveva quel nome lì. Comprato, l'avevo comprato perché non c'avevo i soldi, ma io tra i miei amici avevo firmato delle cambiali per avere questo posto e io ho fatto il cameriere, avevo 16 anni, 17 anni e nel frattempo d'inverno insegnavo, facevo un po' di maestro di sci, per cui...
fatto di tutto, non mi sentivo uno sfigato se uno fa il cameriere, anzi, qualunque lavoro uno fa, se lo fa bene, l'importante è che lo faccia con passione e con amore. Poi non è che deve essere numero uno in Formula 1, deve essere numero uno per te stesso nel lavoro che fai. Ma il maestro di sci, non me lo ricordavo quello del maestro di sci. Ma anche lì però bisogna fare degli esami difficili. Sì, ma ai tempi nostri la moto è tutto più semplice. Ma anche lì poi ho capito che non era il mio lavoro, perché a me non piace il freddo, non piace la montagna, non piace la neve, per cui ero obbligato, perché i miei genitori vivevano in questo posto di montagna e allora venivano 6-7 metri di neve, per cui vivevi con gli sci. A 3 anni andavi in giro, andavi all'asilo, 4 anni con gli sci, per cui è stata una cosa che a me non piace, però l'ho fatto, ho capito che non mi piaceva, ho fatto altro. Ho visto sul sito le foto di chi è passato in questi anni al Billionaire, un elenco impressionante, da Beyoncé, Madonna, Kevin Spacey, Phil Collins. Tu con chi preferivi sederti con a tavola? Io con nessuno, perché sono stati sempre tutti clienti, poi logicamente c'è dei clienti molto particolari, no? Perché pensare. Ma non erano di amici anche? Ma c'è sempre un rapporto. Amico è una roba molto difficile, no? Sono conoscenti, perché l'amicizia, io credo di avere 4-5 amici nella mia vita. La gente usa la parola amico in modo improprio, perché l'amicizia è una roba vera. E per me gli amici sono 4, 5, 6, un massimo, non sono. Conosco milioni di persone, credo che conosco, sì, tutta la mia vita, però sono conoscenze, non sono amici. Qualche amico famoso ce l'hai? No, amico famoso, uno dei miei migliori amici è Bernie Eccleston, che abbiamo lavorato molti anni assieme, Luciano Benetton. È stato non solo mio amico, ma la persona che mi ha dato molte opportunità. E questi sono due amici conosciuti. Il resto è gente che veniva a scuola con me. Una volta dicevi la Santa Anche. Daniela, amici? Sicuro, assolutamente. Daniela la conosco da sempre, perché Daniela è di Cuneo e lei è un po' più giovane di me, non molto. Daniela è più giovane di me. Per cui Daniela ha sempre stato un ottimo rapporto. Senti, faccio vedere un pezzetto della tua story, come diresti tu, che è piuttosto divertente. Uno che nasce a Milano nasce meglio di uno che nasce a Verzuolo. Simpatici, quando abbiamo cominciato a vincere eravamo un po' meno simpatici, poi quando abbiamo vinto alla fine eravamo di nuovo simpatici. Il successo è tanto lavoro, io sono sempre convinto che nessuno ti regala niente, a me almeno non mi hanno mai regalato niente. Credo che la gente voglia sognare, no? E allora se posso contribuire a far sognare i giovani, ben venga, cioè. Per me i vivi non esistono, quella parola lì è l'unico che non l'ha mai pronunciata, sono io. Della Formula 1, di Naomi Campbell, o sei più contento oggi? No, sicuramente un altro. Ero molto contento in Formula 1, sono molto contento adesso, perché io sono convinto che noi viviamo un periodo che non sappiamo quanto dura, no? Siamo tutti molto fragili, perché tutte le mattine quando ti fai la barba può essere l'ultima volta che ti fai la barba. Per cui tutti i giorni sono giorni fantastici, perché noi pensiamo di essere eterni, no? Noi ragioniamo. Io adesso, quando la gente mi propone degli investimenti a 20 anni, li mando a quel paese, perché io le banane le compro mature, non compro le banane verdi, perché
a un certo punto della vita tu devi pensare che passa tutto, no? Ma io sono contento sempre, io sono molto felice perché ho sempre fatto... Ma sei sempre stato così o lo sei diventato? No, sono sempre stato così. Formula 1, sono arrivato in Formula 1, ho mai visto una macchina, mai visto una corsa in vita mia. Io non guido la macchina, per cui c'ho anche quel problema lì, ma la Formula 1 per me non era una macchina, ma era un prodotto. Non hai la patente? No, no, ho la patente ma non guido da anni, non mi interessa. Le macchine per me sono un mezzo di trasporto, non è un mezzo per far vedere se uno è ricco o è figo o è povero. Che macchina hai? Io ho un Mercedes, una Mini e una Volkswagen. Tutto. Però non le guidi tu? No. Guida Elisabetta o un autista? Guida Elisabetta e guida un autista, ma... Il problema è che quando sono andato in Formula 1 ho sempre pensato che la macchina non era una macchina, ma era un prodotto. Per cui quel prodotto, dietro il prodotto c'erano all'inizio 200 persone, poi sono diventate 1000, perché questo prodotto performasse e fosse veloce. La Formula 1 non è una macchina, è un prototipo come può essere un prodotto qualunque che hai sul mercato. E per vincere sul mercato della Formula 1 dovevi battere gli altri. Quindi per te un prodotto vale l'altro? Per me un prodotto assolutamente vale l'altro. Se tu sai gestire la Formula 1, puoi gestire... Io credo che un manager può gestire qualunque cosa, perché devi gestire le persone. Il successo di qualunque impresa è la gente, per cui se tu motivi la gente, se tu capisci dove vuoi andare, la gente ti segue, tu devi avere idee chiare dove vuoi andare, poi la gente ti segue. Un'altra costante della tua vita a vedere questo filmato sono le donne bellissime. Ma anche lì, io ho sempre pensato che, come tutti, no? Poi la gente dice, una donna bella mi colpisce di più che una meno bella. Io credo che questo sia una cosa che può succedere quasi a tutti, no? E dico che personaggi, ad esempio Naomi è stata una storia importante, è stata, però la storia importante è la storia della mia famiglia adesso, Elisabetta, che è quasi 10 anni che io sono con Elisabetta, per cui è la prima volta che io veramente... È piuttosto bella pure lei. Assolutamente sì, ma è anche bella perché con me, no? Per cui la rendo felice. Io credo che una donna felice sia più bella di una donna infelice. Qual era il tuo sogno da ragazzo? Di diventare qualcuno. Io quando vivevo in questo paesino sulle montagne non giocavo mai con i miei amici, no? Con i compagni di scuola, perché pensavo che, ho detto, guarda che sfiga ho avuto nascere qui in mezzo alle montagne. E allora non c'era la televisione, vedevamo Rin Tin Tin, c'era in bianco e nero al bar, no? Mi ricordo che in casa non avevamo la televisione. E vedevi, pensavi che c'era una città, c'erano delle cose diverse. E ho sempre pensato... Quindi sognavi di andartene? Io sognavo di andarmene, però pensavo, io ero sicuro che prima o poi avrei fatto qualcosa di importante. E questo l'ho sempre pensato quando ero piccolo, l'ho sempre pensato quando crescevo e poi l'opportunità me l'ha data in effetti Luciano Benetton con la Formula 1. Eri anche piuttosto bello, non che ora non tu non lo sia, no, però insomma eri un ragazzo molto bello. Sai, l'età, conta qualcosa per un uomo la bellezza? Io credo che per l'uomo la bellezza conta un po' meno che per una donna, non di molto. Ma nella tua storia ha contato? Sì, sicuramente, io ero molto... Poi io non sono mai stato timido, no? Sono sempre stato molto, molto padrone di me stesso, molto sicuro, anche se non c'avevo una lira, anche se non avevo niente, però avevo la certezza di essere qualcuno che avrebbe fatto qualcosa, per cui avevo molto credito nei miei confronti e questo credito nei tuoi confronti diventi più sicuro nei confronti di tutti quanti, diventi subito un po' un leader, no? Io a scuola ero capoclasse, ma non perché lo decidevano i miei compagni. E quando io andavo dal preside con qualcuno dei miei compagni, lui sospendeva sempre me, perché era talmente abituato a sospendermi che quando arrivavo, ho detto, professore, io oggi sono capoclasse. Allora, scusa, però sono sempre stati i miei compagni a decidere che io fossi capoclasse, non l'ho mai voluto fare io. Una leadership naturale, il boss eri già. Il boss, visto, pensavo già di fare l'apprentice.
No, ho detto del sogno, dai, perché è la parola con cui ti prendi in giro Crozza. Sì, ma io non lo dico mai, io ho detto come una volta. Come no, lo dici? L'ho detto una volta. Anche l'ho lì detto, lo dicevi. Sì, l'ho detto quella volta lì, credo. Dici? No? Io credo che sognare è una cosa... adesso non posso Crozza... mandare un pezzettino dell'imitazione sì, di Crozza? Sì, e poi siamo vicini di... Siamo molto vicini. Lo mandi, Fabio? Come imprenditore al top ho il think positive, ma quando poi da questa testa escono dei tweet del caccio, mi arriva una valanga di commenti da incubo. Io credo che un imprenditore del top sì. Non c'ha cencio di colpo. Senso, dico, non ce l'ha il senso. E un cencio... Senso, si dice. Che quando sei al top, dello sì. Stratop, dell'ultratop, non ce l'ha. Addirittura, l'ultratop. Quando la sera vai a letto... Sì. Che ti corichi sul materaccio d'acqua... Ah. Con i pesci tropicali dentro. Dentro? E chiedi a te stesso se hai fatto di tutto per realizzare il sogno. Quando vedi nell'occhio del pesce pagliaccio dentro il materaccio addirittura l'emozione di stare in un materaccio da sogno allora tu ti rispondi yes sì avete convissuto con una gnocca per mesi e non siete riusciti a combinare niente eolo, pisolo, dotto, brontolo, gongolo, mammolo, cucciolo siete fuori. Dai, fa molto ridere. Ma fa ridere, no, fa ridere. No, mi chiedo come deve essere per te. Perché a noi fa ridere, ma a te? Ma fa ridere, perché in effetti Crozza è uno bravo, no? Molto. Per cui molto, molto. Credo che sia numero uno. Ma un po' ti irrita? Dipende. Certe volte mi irrita e certe volte mi fa ridere. Certe volte vedo che lui stesso ride, no? Vedo che certe volte anche lui sì, si mette gli a ridere. Sì, scappa da ridere. Perché le dice che è una talmente, cosa bellissima di Crozza talmente, quando gli scappa da esatto, ridere. Le dice talmente grosse che gli viene persino da ridere lui, per cui... Ci vuole anche un po' di sorriso, no, nella vita, per cui l'accetto. Mi sono arrabbiato una volta con lui, non mi ricordo più per cosa, però per il resto tutto va bene. Che poi siete contro il venerdì sera. Sì, difatti, venerdì scorso lui ha fatto Briatore quando mi ha fatto veramente... mi ha imitato durante l'Apprentice. C'erano i tweet, andate su un incrocio, un casino sì, di tweet. Sì, va bene. E c'è la finale adesso? La finale dell'Apprentice è venerdì prossimo e poi dal 4 di aprile inizierà su Cielo, tutte le repliche inizieranno su Cielo. E quindi tu ti prendi a lavorare il vincitore anche questa volta? Io mi prendo a lavorare il vincitore. Con lo stipendio a 6 zeri. O la vincitrice, perché abbiamo un ragazzo e una ragazza per la finale, con uno stipendio a 6 zeri e vedremo cosa combinano, perché... Il ragazzo Menegazzo Francesco dell'anno scorso l'abbiamo riconfermato, è stata una grande sorpresa. Ha detto che sorpresa. Ha perso 15 kg lavorando con te. Ha perso 15 kg, ma non l'ho perso io per fortuna, l'ha perso solo lui. Che poi era magro, no? Sì, però adesso ancora di più. Cosa gli avete fatto? Lui lavorava molto perché io credo che per 6-7 mesi si alzasse al mattino alle 6 e finiva come alle sono 10. Questi ragazzi che vogliono lavorare con te? Ma guarda, all'inizio sono molto teorici, perché credo che tutti quanti, ormai vedi che questi ragazzi hanno due iPad, hanno i telefonini, iPhone, sono molto tecnologici, no? E poi sono molto bravi sotto l'aspetto pratico. Se poi devono chiudere un rubinetto dell'acqua fanno un po' di fatica, perché veramente non hanno la praticità. Se tu riesci a levare questa parte teorica, e sotto sicuramente molto preparati perché sono meno ruspanti di noi, no? Perché vivono in un mondo che è completamente diverso, c'è una comunicazione che è diversa, però c'è sempre questa teoria e Francesco ha cominciato a mettere le mani nel fango quando ci sono i problemi veri, a risolverli da solo, senza l'iPad, senza l'iPhone, da solo e ti devo dire che è migliorato tantissimo. Noi stavamo finendo un villaggio importante, un resort molto importante in Kenya e lui è rimasto lì 6 mesi disperato perché poi erano delle situazioni non facili, con centinaia di container che arrivavano, montaggio, clienti che dovevano arrivare. E se l'è cavata. Se l'è cavata bene perché? Perché quando sei solo in effetti poi devi mettere le mani a lavorare. Ho letto che hai conosciuto Matteo Renzi. Sì, lo conosco Matteo Renzi. E cosa ne pensi? Ma io credo che sia una persona molto coraggiosa. E
e in fondo ottimismo, no? Perché noi abbiamo avuto... Lo diceva prima anche Auges, questa cosa dell'ottimismo, che è importante. Io credo che in questo paese qui ci voglia un goccio di ottimismo. E Matteo, siamo venuti fuori da due, che tra Monti e Letta... Ah, lo chiami proprio per nome, Matteo? Perché come lo chiamavo? No, dico, vi conoscete così, bene. No? Sì, sicuro. E veniamo fuori da due che quando parlavano ti veniva l'esaurimento, no? Dice non esco più di casa. Quando Monti è arrivato sembrava che noi fossimo assorbiti dalla Corsica, sembrava un paese. In effetti Matteo è arrivato, è coraggioso, cerca di fare le cose, poi bisogna sicuramente bisogna tifare per Matteo, perché è una speranza. Se crolla Matteo non è fatto, io non sono politicamente, non ho nessuna idea. Io credo che la politica... Quanto è che non voti? Ma non voto perché io vivo all'estero, l'anno scorso... Ma da quanto tempo non voti? Io credo di aver votato una volta sola. E cosa avevi votato? Avevo votato Almirante, che era MSI. Quando avevo quindi 18 un bel po' di tempo fa. Avevo 18 anni. Perché non esiste più da moltissimi anni. Credo l'ultima. E poi ho votato un'altra volta, ho votato Liberale. Cosa ti piaceva dell'MSI? Ma sai, quando sei giovane, parlavamo del 68, Però ti sentivi più di destra che di sinistra, se sicuramente, sicuramente, però vedi, io non credo che in Italia ci sia una destra e una sinistra, no? Io credo che chi governa deve governare bene e deve pensare agli italiani, poi se uno è di destra o di sinistra non cambia niente. Ti è dispiaciuto questa cosa dell'interdizione, che Berlusconi non si può Ma a me mi sembra una roba, tutto sommato, poi io credo che quando una persona ha lavorato per 20 anni, perché il presidente Berlusconi credo che 20 anni... Mi sembra molto umiliante, mi sembra una cosa, in questo momento il 10 di aprile ci saranno dei giudici che decideranno se va in prigione, se va agli arresti domiciliari e se fa lavori socialmente utili. A me sembra, io ho visto un'altra immagine che mi ha fatto molta impressione, quando c'era Mubarak, che per 30 anni è stato capo dell'Egitto, su una barella dietro le sbarre di una prigione, dietro le sbarre di un tribunale quando facevano il processo. Io credo che sia molto, molto difficile per lui e non mi sembra una cosa... Insomma, ci sono le responsabilità pesanti, lo sicuro, sai. Sì, ci sono responsabilità, ci sono altre cose che abbiamo visto che un certo tipo di giustizia non era esattamente quella che pensiamo di avere, no? Noi quando pensiamo a un giudice pensiamo a qualcuno molto più vicino a Dio che non agli uomini e abbiamo visto che non è che fossero così vicino a Dio, erano molto più vicini agli uomini. Hai seguito questa faccenda della dama bianca cosiddetta, quella... Tu l'avevi mai conosciuta, no, Francesca Gagliardi? No. No, perché ha frequentato Berlusconi per periodo. Sì. Ma che idea ti sei fatta? È spiacevole questa cosa. No, io credo che cosa. Lui in effetti ci abbia una calamita di attrarre tutti quegli sbagliati in giro, più o meno li riesce a recuperarli. È una roba incredibile. Questa signora qui, incredibile, no? Ho letto sui giornali che va in giro con 30 o 40 kg di cocaina in una roba. E pensa quando viaggiava di stato. Vedi, non dobbiamo generalizzare. Ah no, poi non lo sappiamo. Non lo sappiamo assolutamente, poi non credo perché... Però mi sembra una roba che ogni volta succedono cose del genere. Dici che è sfortunato? Ma no, magari c'è il potere. Io c'ho un mio amico, no? Che se andiamo in un posto dove ci sono 100 persone e lui deve scegliere 4 persone per aver cena assieme, scegliere 4 peggiori che ci sono in tutti i 100. C'è una chimica certe volte di attrarre le persone sbagliate. E della Pascale cosa pensi? Della Pascale penso che è molto vicina al Presidente. Penso tu la che, conosci? Sì. Penso che... Sono innamorati? Ma io credo di sì, io credo assolutamente Quindi sì. Quindi vedi che non attrae solo persone sbagliate. No, ma sicuramente, ogni tanto c'è anche qualcuna giusta, perché fossero tutte sbagliate al 100%. Ma penso che sia innamorati dovrebbero essere lasciati molto più tranquilli, perché poi credo che anche Francesca non... Non so perché molti ce l'hanno con lei, no? Vedi? Perché dicono che lei lo tiene in un cerchio magico di persone. Che, io non credo che Berlusconi, conoscendolo bene, abbia bisogno di badanti o babysitter. È una persona molto forte. Tu lo senti spesso? Sì, lo sento spesso. E come sta?
è molto, molto arrabbiato, molto deluso, molto triste per quello che sta succedendo. Ma... E tu gli dici, gli parli di Matteo Renzi come hai fatto prima, gli dici Matteo qui, là? Sì, noi parliamo normalmente, io gli parlo di cose, lui mi chiede cosa sta facendo in Kenya, è venuto giù, è stato... Quindi non è geloso di Renzi, anzi, no, se si intendono. Io credo che lui, mi sembra anche logico che hanno fatto un accordo per la legge elettorale. Io pensavo che in effetti Matteo... passasse per le elezioni, che mi sembrava la cosa... T'ha deluso il fatto che non è che mi abbia deluso, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto perché, secondo me, passando per le elezioni... Cioè, noi non possiamo sempre avere dei primi ministri che sono messi lì per grazia di Dio. Cioè, non è... È il terzo. Prima o poi credo che gli italiani abbiano anche il diritto di votare. Sono convinto che se ci fossero state le elezioni, Matteo prendeva... Una valangata di voti. Prendendo una valangata di voti non ti sentivi più obbligato a fare un favore a Caio o a Sempronio, perché era il popolo che ti ha messo lì. In questo momento, quando parliamo delle primarie del PC, parliamo di 2 milioni di persone che rappresentano neanche il 10% dell'Italia. Per cui, secondo me, lui avrebbe avuto, per me è stato un po' impaziente. Adesso è finita così, dobbiamo supportare tutti quanti il nostro primo ministro e dobbiamo essere molto 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 legati a lui e supportarlo, perché è una grande speranza per noi. Se crolla Matteo non so cosa possa succedere in Italia. Senti, ti voglio far leggere una cosa di, ma proprio un mezzo minuto, me lo dai Andrea per favore, perché insomma, abbiamo iniziato l'intervista parlando di Falco e il suo compleanno, vorrei finirla con una cosa dedicata a lui, perché ho letto che tu gli leggi sempre Hansel e Gretel, sì. Che è una storia terribile. Ma a lui piace. Dove ci sono i genitori poverissimi. Che lasciano i bambini, nel bosco perché non hanno soldi abbastanza per procurare il cibo. E a Falco piace questa storia. No, questi sono i miei, tu li hai gli occhiali? No. Se no questi sono due circa, vuoi provare? Va bene. Guarda, solo l'inizio, per sentire benissimo. Come leggi a Falco, ma dai. Bene. Un povero taglialegna viveva in prossimità di un grande bosco insieme alla moglie e ai due figli. Il maschietto si chiamava Hansel e la femminuccia si chiamava Gretel. Aveva poco con cui sfamare la famiglia e quando il paese fu colpito da una grave carestia non riuscì più a procurarsi neanche il pane quotidiano. Una sera, mentre si rigirava inquieto nel letto, sconvolto da brutti pensieri, disse, sospirando alla moglie: «Che ne sarà di noi? Come potremo dar da mangiare i nostri poveri bambini se non abbiamo neanche cibo per noi?» Bravo! Bravo! Grazie! Senti, allora questo lo porti a Falco, visto che avete grazie. La festa, da parte nostra, da parte con tanti vostra. Auguri. Grazie mille. Grazie Flavio Briatore. Ciao, grazie.